Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video volevo farvi vedere come si realizza questo splendido girasole che vi è piaciuto molto perché ha riscontrato molto successo sulla mia pagina Facebook. Quindi ho deciso di realizzare il tutorial per voi e quindi questo è il risultato che andremo ad ottenere una volta che avremo terminato il nostro girasole. Prima di chiudere il video iniziale, volevo dirvi che nel video della descrizione dei materiali mi sono dimenticato di dirvi che ci servirà del filato verde scuro che ci servirà per fare la parte retro del nostro girasole, vedete? E poi ci servirà della guttaperga, che praticamente è questo nastro che serve per coprire gli steli. Praticamente otteniamo un effetto be più bello per lo stelo. Quindi vi lascio la lista dei materiali e ci vediamo nel video finale. I materiali che ci occorrono sono questi, quindi iniziamo con del filato giallo, uso sempre la lana acrilica, quindi lana acrilica gialla e lana acrilica marrone. Poi ci servirà del filo di ferro, potete prendere lo spessore che volete, perché tanto andrà bene lo stesso. Poi ci servirà un uncinetto numero 3,50 e poi ovviamente di una forbice di pochissima imbottitura che ci servirà per imbottire il centro del nostro girasole e poi di una coda lana. Dopodiché possiamo passare alla realizzazione. Andremo ad iniziare il tutto prendendo come prima cosa la nostra lana marrone e poi andremo ad avviare un anello magico al cui interno faremo le nostre solite 6 maglie basse. Quindi facciamo l'anello magico e facciamo 6 maglie basse all'interno dell'anello magico. Terminato l'anello magico, lo stringeremo e all'interno del prossimo giro andremo a realizzare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti, quindi in totale saranno 6 aumenti. Quindi faremo in ogni maglia bassa sottostante del precedente giro 2 maglie basse. E procediamo così fino alla fine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse. Terminato il nostro giro da 12 maglie basse, nel prossimo giro cominceremo a fare una maglia bassa e poi nella prossima maglia bassa che ci ritroviamo faremo un aumento, quindi due maglie basse nello stesso punto. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino al termine del giro e poi ci ritroveremo con 18 maglie basse. Ovviamente se non siete abituati a contare potete usare un marcapunti. Quindi facciamo questo giro e poi vedremo come procedere. Terminato il nostro giro da 18 maglie basse, proseguiamo nel prossimo giro con realizzare 2 maglie basse, una e due, e dopodiché faremo nella prossima maglia bassa un aumento, quindi facciamo 2 maglie basse nello stesso punto. Ripetiamo 2 maglie basse un aumento fino al termine e ci ritroveremo con 24 maglie basse. Terminato anche il nostro giro da 24 maglie basse, nel prossimo giro procederemo nel fare 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3 maglie basse, dopodiché un aumento nella prossima maglia bassa, quindi 1 e 2 maglie basse nello stesso punto e procediamo per tutto il giro con il fare 3 maglie basse e un aumento e al termine del nostro lavoro ci saranno 30 maglie basse. Terminato anche il nostro giro di 30 maglie basse, proseguiremo con il prossimo giro con il fare 4 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie basse, dopodiché nella prossima maglia bassa facciamo 2 maglie basse nello stesso punto e ripetiamo 4 maglie basse un aumento fino al termine e ci ritroveremo con 36 maglie basse. Dopo aver finito il nostro giro da 36 maglie basse ci andremo ad attaccare nella prossima maglia bassa con una maglia bassissima, dopodiché tiriamo il filo, lo tagliamo, facciamo un piccolo nodo. Quindi in pratica facciamo una catenella. Dopodiché con il nostro ago lo prendiamo il filo che ci siamo fatti avanzare e nascondiamo il filo nella lavorazione. Dopodiché passiamo alla realizzazione del petalo. Ecco qua. Per realizzare il petalo prenderemo il nostro filato giallo e avviamo un cappetto iniziale. Ovviamente lasceremo un po' di filo così dopo lo andremo a nascondere. Facciamo
facciamo il cappetto iniziale e poi andiamo a prendere il nostro lavoro, ci attacchiamo in una maglia qualsiasi a scelta, quindi inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché questo filo lo lavoro dietro le maglie, così si andrà a nascondere. Adesso ho fatto una maglia bassa, ne devo fare altre due perché dovranno essere tre in totale, quindi una, due e tre maglie basse, vedete. Dopodiché faremo una catenella, voltiamo il nostro lavoro e rifacciamo tre maglie basse nelle tre che abbiamo già fatto, quindi una, due e tre maglie basse. Dopodiché faremo un'altra catenella ancora ed adesso dovremo fare una maglia bassa, un aumento e una maglia bassa, quindi andremo a fare la prima maglia bassa nella prima maglia bassa sottostante, poi nella seconda maglia bassa faremo un aumento, quindi una e due maglie basse nello stesso punto, e poi nell'ultima maglia bassa, che sarà questa, andremo a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo ripetere queste maglie per tre giri, quindi iniziamo 1, 2, 3 e 4. Questo è il primo giro, adesso facciamo il secondo. Facciamo una catenella sempre quando iniziamo un nuovo giro, facciamo 1, 2, 3 e 4. Dopodiché dobbiamo farlo per un'altra volta ancora e facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e poi facciamo 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Dopodiché dobbiamo iniziare con gli aumenti, quindi facciamo una catenella e facciamo un aumento iniziale. Quindi per fare l'aumento prendiamo il nostro uncinetto, lo inseriamo nella prima maglia, prendiamo il filo da dietro, poi inseriamo l'uncinetto nella prossima maglia ancora, prendiamo il filo da dietro e chiudiamo tutte le asole assieme. Dopodiché ne facciamo un altro, quindi inserisco nella prima maglia, prendo il filo, inserisco nella seconda maglia, prendo il filo e chiudo tutte assieme. Adesso sul mio lavoro mi ritrovo due maglie basse, quindi faccio una catenella e faccio queste due maglie basse in questo giro, quindi lavoro le due maglie basse che ho diminuito. Dopodiché una catenella, rigiro ancora il mio lavoro e qua farò una diminuzione finale. Vedete? Dopodiché una catenella aggiuntiva, allunghiamo il filo, lo tagliamo e facciamo il nodino. Ed ecco quel petalo. Ne facciamo un altro insieme, così vedremo. Vi farò vedere meglio come fare. Questo filo lo posso anche tagliare perché ormai è già nascosto. Vedete? Quindi, come abbiamo detto prima, prenderemo il filo, ne lasceremo un po' che ci servirà per nasconderlo dopo e poi faremo un cappietto iniziale. Adesso andremo ad iniziare i nostri petali nella maglia in cui già abbiamo lavorato il primo petalo, quindi non andremo a lavorare qui, ma andremo a fare la prima maglia bassa nella maglia bassa del petalo precedente, vedete? Quindi prendiamo il filo, inseriamo l'uncinetto dove è l'ultima maglia bassa, di colore giallo, e facciamo una maglia bassa. Dopodiché questo filo lo lavoro
nelle maglie che farò ora, così si nasconderà, e faremo altre due maglie basse perché ci serviranno tre maglie basse per il nostro petalo. Quindi una già l'abbiamo fatta, facciamo la seconda e la terza. Dopodiché questo filo lo posso tagliare e procedo nello stesso modo in cui ho fatto l'altro petalo, quindi ripassiamolo. Facciamo 3 maglie basse, poi una catenella, ripassiamo le 3 maglie basse, quindi una, due, tre. Adesso dovremo fare una catenella, rigiriamo il nostro lavoro e faremo una maglia bassa. Un aumento nella prossima maglia bassa, quindi faremo due maglie basse nello stesso punto e poi una maglia bassa. Adesso dovremo ripetere queste quattro maglie basse che ci ritroveremo su questa riga per 3 volte, quindi una catenella, 1, 2, 3 e 4. Questo è il primo giro, facciamo il secondo, 1, 2, 3 e 4, secondo giro. Adesso faccio il terzo, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché facciamo una catenella e qui dovremo fare due diminuzioni. Una la facciamo all'inizio, quindi andiamo e facciamo la prima diminuzione e poi facciamo la seconda. Una e due. Dopodiché a questo punto faremo una catenella e qui lavoriamo le due maglie basse che ci ritroviamo, quindi una e due maglie basse. Poi facciamo ancora una catenella, rigiriamo il nostro lavoro e facciamo una diminuzione, dopodiché una catenella, allunghiamo il filo e lo tagliamo, dopodiché stringiamo. Bene, dovremo fare questo procedimento fino a che non avremo riempito tutto il nostro centro di petali, quindi io adesso li realizzo e vi faccio vedere alla fine come procedere. Questi fili io li lascerò e poi li nasconderò tutti alla fine. Una volta che abbiamo terminato tutti i petali avrà un aspetto un po' disordinato, ma non preoccupatevi. Adesso dobbiamo procedere con il disperdere tutti questi fili che ci ritroviamo. Quindi li inseriamo semplicemente nel lago, così. Inseriamo semplicemente nel lago e li nascondiamo nella lavorazione. Quindi faremo questo procedimento con ogni petalo fino ad aver nascosto tutti i fili. Una volta che avremo tagliato per bene tutti i fili, vedete che abbiamo quasi finito, vedete come viene pieno. Quindi adesso ci resta soltanto da fare un'altra parte marrone, quindi mettiamo da parte il nostro girasole e prendiamo il filato marrone e iniziamo come abbiamo fatto per l'altro con un anello magico, al cui interno faremo le nostre 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, stringiamo l'anello magico e all'interno del prossimo giro dobbiamo proseguire con il fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti e arriveremo fino al termine del giro, faremo facendo aumenti e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse, quindi in totale faremo 6 aumenti. Dopo aver finito il nostro giro da 12 maglie basse, proseguiamo nei prossimi giri con il fare una maglia bassa, un aumento fino al termine, ci ritroveremo nel nostro lavoro con 18 maglie basse. Poi nel prossimo giro faremo due maglie basse, un aumento che ripeteremo fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 24 maglie basse. Poi ancora nel prossimo giro farete 3 per tutto il giro, 3 maglie basse, un aumento. Al termine del lavoro vi ritroverete con 30 maglie basse. Poi nel prossimo giro farete 4 maglie basse, un aumento fino al termine del giro e nel vostro lavoro ci saranno 36 maglie basse.
Dopo aver finito il giro che vi ho scritto, ci attaccheremo con una maglia bassissima nella prossima maglia bassa, dopodiché tiriamo, lasciamo un bel po' di filo per la cucitura e facciamo il nostro nodino. Ed ecco qua. Adesso dovremo andare a cucire questa parte qui su questa. Ovviamente però sotto quest'altra parte inseriremo un po' di imbottitura. Quindi iniziamo con le cuciture, prendiamo il filo e lo inseriamo nel lago. Dopodiché iniziamo a dare qualche piccolo punto. È molto semplice, basta prendere un punto dal girasole e un punto dalla parte che abbiamo appena creato. Quindi procediamo in questo modo. Fino al termine della cucitura, quindi ripetiamo e arriviamo fino alla fine, fino a che non avremo cucito tutta la nostra parte al girasole. Una volta che avremo cucito per bene tutto il nostro girasole, passeremo a voltarlo e prendiamo un po' di filo di ferro. Ho preso quest'altro un tantino più doppio, comunque poi prenderemo la nostra colla a caldo e andremo ad attaccare il filo nell'anello magico, quindi questo è il mio anello magico, vedete? Ci vado a spruzzare la colla e poi ci faccio entrare il filo di ferro. Lo faccio entrare proprio nella lavorazione. Dopodiché lo fermo per bene. Allora, per fare la parte retro, praticamente dobbiamo fare un'altra parte di questa che abbiamo fatto per l'interno, però la dobbiamo fare con il filato verde scuro. Quindi vi ho fatto un breve riassunto. Inseriremo con un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Poi, dopo aver fatto le 6 maglie basse nell'anello magico, stringiamo l'anello magico e nel giro facciamo 6 aumenti. Quindi in ogni maglia bassa del precedente giro facciamo 2 maglie basse, così ci ritroveremo nel nostro lavoro con 12 maglie basse. Poi proseguiremo con il fare una maglia bassa in aumento che ripeteremo per tutto il giro fino alla fine. E ci ritroveremo con 18 maglie basse. Poi ancora nel prossimo giro faremo 2 maglie basse in aumento che ripeteremo fino al termine e nel nostro lavoro ci saranno 24 maglie basse. Poi ancora 3 maglie basse in aumento che ripeteremo fino al termine del giro e ci ritroveremo con 30 maglie basse. Poi faremo l'ultimo giro in cui faremo 4 maglie basse in aumento che ripeteremo fino al termine del giro e ci ritroveremo con 36 maglie basse. Dopo aver finito tutti i giri che vi ho scritto, ci attaccheremo con una maglia bassissima nella prossima maglia bassa, dopodiché allunghiamo il filo, lo tagliamo, non ci servirà a lungo perché questo andrà tagliato, e poi stringiamo. Dopodiché facciamo passare il filo sul rovescio per un po' di volte. Dopodiché possiamo tagliare. Adesso non faremo nient'altro che, per prima cosa, allarghiamo l'anello magico, quindi inseriamo l'uncinetto e lo allarghiamo un po'. Vedete? Dopodiché inseriamo il nostro lavoro nel ferro. Ecco qui. E provvederemo con l'attaccare questa parte con la colla a caldo. Quindi andiamo, riempiamo tutta la base di colla a caldo. E poi provvediamo con
con incollare la parte. Ecco qui. Dopo aver incollato, il nostro girasole sarà finito. Adesso pulisco il tavolo e ve lo faccio vedere meglio nel video finale. Ultima cosa, mi sono dimenticato di dirvi che ovviamente lo stelo dovrà essere ricoperto di cottaperca, quindi tagliamo un bel po' e poi vediamo con il ricoprire tutto il nostro stelo con la cottaperca, così da farlo sembrare un vero lametto. Quindi vedete, andiamo e lo ricopriamo tutto di verde. Allora, ecco qua il risultato del girasole, spero che veramente vi piaccia, perché ho visto che su Facebook la foto ha riscontrato molto successo, quindi spero che veramente vi piaccia e che lo realizzate in tanti. Quindi vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale e a diventare fan della mia pagina Facebook, e poi per qualsiasi cosa potete scrivermi sulla mia pagina Facebook, come vi ho appena detto, oppure mi scrivete tramite un commento qui su YouTube. Quindi siamo giunti al termine, per questo tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial.